Ciao, io sono Pogodoggo e oggi siamo andati a fare un casino assurdo a Hogwarts. Vi consiglio di guardare il video per intero perché succederanno delle cose assurde. Se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Vi lascio anche in descrizione il link di Instagram, così se volete potete andare a followarmi anche lì. Buona visione! Madonna ragazzi, oggi sono carichissimo! Sono carichissimo. Ho installato un botto di mod, un botto di armi, una mappa nuova, robe assurde che oggi andremo a provare insieme. Benvenuti in un nuovo episodio di Blade and Sorcery. Ma stavo pensando, io questo posso metterlo in testa? No, guarda quanto sono bello! Sono stupendo! Oh, ci facciamo una bella bevuta. Opla là, perfetto. Sono pronto per uccidere qualche cavaliere. Fatevi sotto. E voilà! Adesso stoppate il video e scrivetemi nei commenti dove ci troviamo. Ma penso sia molto facile. Guardate qua che banchetto. Oh mio Dio, oh mio Dio. Mi scusi? Qui il cibo è abbastanza duro, potrebbe portarne dell'altro. Non si stacca. Io vorrei del pollo. Fatemi prendere il pollo. No con i piedi, no con i piedi. Aiuto! Voglio solo una coscetta di pollo. Datemi il pollo! È mio! Staccati! Staccati! Sarà sicuramente attaccato con della magia. Maledetti voi di Hogwarts! Datemi il mio pollo! Niente. Con chi me la devo prendere? Silente! Facciamo a pugni, eh? Sono pronto, sono carico. Ecco, lì è seduto lui. Dov'è? Dov'è? Silente! Dove sei? Cos'è quella roba? Datemi silente! O vi uccido tutti! Ma posso prenderla? Oddio! La spada dei Grifondoro! Ma è bellissima! Sento già la potenza scorrere dentro di me. Oddio! Ah! C'è un problema. C'è un problema. Sono fuori dal castello. Posso rientrare? È possibile rientrare? Oh no. Mi scusi? Posso rientrare? Posso? Oddio! Ok, sono rientrato! E sono morto! Ci deve essere un campo di magia qui intorno, non è possibile! Oddio, che spavento! Ah, sono io, è il mio cadavere. Devo riprendere la spada dei Grifondoro! Corri! Corri! Devo uccidere qualche babbano! Anche io sono un mago! Guardate qua! Riesco a far fluttuare le armi! E poi SUM! Prenderle in mano! Oddio, c'è un pentolone! Forse questo è un pentolone che mi fa vedere il futuro! No, 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 non voglio più entrarci lì dentro. Il cappello! Posso prenderlo? Non posso prenderlo. E adesso ti uccido! Maledetto cappello! Avevo detto Grifondoro! Non Serpeverde! Madonna! Ma tu sei pazzo! Stupido babbano! Questa è la fine che fanno i babbani. Parla con lui, parla con il tuo amico, guarda che fine ha fatto. Io sono il Grifondoro più forte. Certo, il cappello mi ha messo Serpeverde, ma io dentro di me lo sento di essere un Grifondoro. Lo sento. Non te l'aspettavi, eh? Questa contromossa. Ferma là, hop. È stato bellissimo! Voglio provare a metterti nel calderone. Tranquillo, vieni con me. Questo è il calderone delle meraviglie. Lascia fare. Vai! Cuoci per bene. Allora serve una cottura di almeno 15 minuti a almeno 150-200 gradi. Una volta pronto il piatto lo potete servire tranquillamente. Girate. Girate bene bene, poi lo potete prendere e lo potete servire al banchetto. Eccolo là! Buon appetito! Pensi di essere forte? Parla con il cappello. Cappello? Dove lo mettiamo lui? Ah, all'inferno, va bene. Sto facendo. Ok. Aspetta, cappello, un attimo. Tieni, te lo lascio qua, fai tu. Mettilo dove deve essere messo. Spada, fai il tuo dovere! Perfetto. Non si combatte davanti a Silente. Scema, torna al tuo posto. Torna al tuo posto. Non hai finito di mangiare e devi fare ancora le lezioni di magia. Vai, brava. Torna al tuo posto. Torna al tuo posto. Torna. Brava, siediti. Siediti. Torna al tuo posto. Dai, su. Dai, che non ho tempo da perdere. Devo andare a uccidere i dissennatori. Non è che posso perdere tempo con uno studentello del primo anno. Su, a sedere. Non andare vicino a Silè. Ti avevo avvertito. Questo è ciò che meriti.
Se ti dico siediti, è siediti, ok? Adesso vi faccio vedere cosa vuol dire avere la magia nelle mani. Expecto manorum! Adesso ho le mani fortissime. State a guardare, lui ha una spada, io ho le mani. Pow! Pow! Guardate quanto sono forte! Sentite la magia che scorre nelle mie vene. Pow! Vieni, vieni, fatti sotto. Non sai con chi hai a che fare. Pow! Seduta al tuo posto, è ancora viva. Pow! Connor McPotter mi chiamavano. Ancora viva. Pow! Dai, vediamo se ti alzi di nuovo. Dai, alzati. Alzati, alzati. Ti ucciderò con questo punteruolo. Non hai scampo contro il punteruolo magico. È il prigioniero di Kazkaban. Ah! Sì, però mi sono bloccato. Posso passare? Guarda il punteruolo. No, non ti girare dall'altra parte, devi guardarlo mentre ti entra piano e dolcemente nell'occhio e ti trapassa, a quanto pare. Ciao, fatemi passare. Donna, questa scuola veramente è stata progettata da un imbecille. Signor Silente, ci sono un po' di studenti morti qui. Io non ho fatto niente. No, questo, no, non c'è. Io sono innocente. Non cadere, non cadere. È già morta. È morta con uno schiaffo. Neanche la soddisfazione. Io sarò anche un mago, sì, ma possiedo delle armi fantastiche. Fatevi sotto. Adesso facciamo un test delle mie nuove armi. Oh, questa si chiama distruttore di stelle. Oh mio Dio! Avete visto? Guardate quanto è forte. Hoppla là. Madonna mia, questo gioco. No, no, stupida, hai colpito lei. Potrebbe essere anche una bacchetta magica questa. Avada Kedavra. Aiuto. Cos'è successo? Devo usare la mazza distruttrice di orchi. Sono tutti maghi e arcieri. Mi avete costretto voi. Portatrice di tenebre. Magia del fuoco. Attivati. Sei la vera potenza. Sei. Fermo così. Fermo così. Ehi, perfetto. Comunque non per dire, ma dovreste prendere dei maghi un po' più bravi qui a Hogwarts. E sono morti un po' tutti. Cosa fanno? Cosa fanno? Oh, io sono Harry Potter, ma non uso le magie, uso gli schiaffi. Avada Kedavra. Accio schiaffo. Sì. Avada Kedavra, sì. Kedavra, vada, avada Kedavra, Kedavra, vada, avada Kedavra. Oh no, c'è Voldemort. Ti prego, stai lontano da me. Avada Kedavra. Avete sbagliato bacchetta, mi avete dato una pistola. Guarda, come faccio io con questa? Vediamo un attimo. Avada Kedavra. Oh mio Dio, ho una mira strabiliata. Kedavra. Avada Kedavra. Va bene così, sto scherzando. Mi va benissimo come bacchetta. Avada Kedavra. L'ho sparata io o inciampata? Scusa, sei inciampata o ti ho sparato io? Sì, sì, era inciampata. Ma tu ti rendi conto di che bacchetta possiedo? Stupido, pensi davvero che una bacchetta di primo livello possa fermarmi? Io possiedo la bacchetta Magnum. Qual è la sua funzionalità? Avada Kedavra! Questa. Ho un coltellino da macellaio. Me l'ha regalato papà. Lui faceva il macellaio, guarda. Ti piace? Buono? Sa di carne? E va bene. Ti combatterò con l'arma finale. La patata dorata! Guarda quanto è pesante. Un botto pesante, guardala. Guarda quant'è bella questa patata dorata. Non riesco a danneggiarla con la mia patata. Che detto così suona veramente male, però. C'è una spada da qualche parte? Mi dispiace. Ah, l'ho distratto. Grazie, patata dorata. Io sono Harry Potter. Però ho una frusta. Stish. Oh sì. Ah sì, ti frusto. Chi è che vuole essere frustato? 5 euro, ti frusto tutto. Lui è un cliente abituale. Hop, hop. Ti piace essere frustato da me? Ah, tu sei nuova. Anche tu vuoi essere frustata da me? Estish. Guarda, guarda, questi sono tutti i miei clienti. Adorano essere frustati da me. Ah, ma qui è un cannone di Mega Man. Fantastico. Quando Harry Potter incontra Mega Man. Mega Blaster. Fantastico. Blaster. Mega Blaster. Blaster. Mega Blaster. Ho delle armi? Ah sì. Oddio, cos'è sta roba? Ah, questa l'ho comprata al mercatino ieri. Mi hanno detto che è un'ascia, una lancia, una spada. Boh, nel dubbio io ti picchio e poi ti impalo. Che precisione. Ho l'imbarazzo della scelta. Ascia, lancia, tuo padre. Hopla. Hey. 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 E poi ti impalo.
Guarda, ti sei salvata per un pelo, eh? Ho appena trovato un martello che finisce con un pugno che tiene un chiodo. Eh sì, perché giustamente tu metti il chiodo e poi martelli, è fantastico. Certo che ne inventano di tutti i colori, guarda qua. Chiodo! Hai perso molte energie durante l'ultima battaglia contro i dissennatori, mangia! Mangia! Mangia il pollo! Dai, con la mano prendi la coscetta, con l'altra prendi il pollo e mangia. Su, mangia il pollo, mangia qualunque cosa sia sta roba, bevi un po'. Ok, perfetto, mangia un po'. Un altro po' di pollo, vuoi? Tieni. Perfetto. Oh, tieni. Martello! Accio martello! Aspetta, ferma un attimo. Oh, ferma un attimo! Accio martello! Oh, finalmente! Ah! Nell'orecchio! E anche questo. Stella, ciao, scusa, sei tu che gestisci il negozio dei cuscini anime waifu? Perché ieri sono venuto a prendere un cuscino nel tuo negozio, ma era una mystery box. E mi avete dato questo. Non penso sia un cuscino con una waifu. C'è Giustino di Leone il cane e Fifone, nudo. E dietro c'è Giustino vestito. Però qui è nudo, c'è un problema. Datemi il reso del mio cuscino. L'ho pagato 100 euro questo cuscino. Il reso, fai il reso, fai il reso. Non guardare a destra. Non guardare a destra. Non guardare dietro di te. Hoplala. Magia, magia. Doremi. Devo scappare da Hogwarts. Non ce la faccio più. Corri, corri. Prendi una spada. Prendine un'altra. Via da Hogwarts. Al prossimo video.